Padre nostro che sei nei cieli, Padre, ma che sei nei cieli, cioè che ci superi, che stai in un'altra dimensione, per cui riconosciamo sempre il nostro essere creature di Dio. Differenza enorme, eppure diciamo Padre, papà. Sia santificato il tuo nome, in me sia santificato, perché tu già sei tutto santo, in me devi santificare il tuo nome, in maniera tale che quando ti pronunzio, quando dico Padre, quando ti chiamo Padre, quando ti invoco come Padre, lo dico con tutta la fiducia di figli, con tutto il rispetto che il figlio deve al padre. E allora, se è così, pensate cosa orribile, ma dico orribile e dico niente e dico poco, che è la bestemmia. Ma come si osa bestemmiare Dio? Ma si rimane davvero in silenzio, perché non c'è una risposta. O questo uomo ha perduto il cervello, oppure è tutto preso dal diavolo. Come si fa? E la stessa cosa vale se si bestemmia la Madonna e i santi. Che il Signore ci liberi, che non permetta mai a noi. Ma dobbiamo pregare, dobbiamo chiedere, liberaci dal male.